Ladies and gentlemen, benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi affronteremo la mappa di Only Up su Fortnite, capitolo 2. Perché, come avete visto, non abbiamo finito la prima, ma abbiamo fatto la reaction. Se volete supportarmi su Fortnite, utilizzate il codice creatore Stepney. Dovete reinserirlo nel negozio perché si toglie da solo, fondamentale. Se volete, taggatemi su Instagram che rispondo a tutti quanti. Anche se quest'oggi parto per le vacanze e spero che le vostre stiano andando bene. Nei prossimi giorni uscirà Plug, uscirà The Island of Junara, uscirà anche la Vanilla. Quindi non vi preoccupate, un solo video al giorno, ma usciranno. Non so se con piacere o dispiacere, ma siamo in lobby con altre persone per questo capitolo 2. Ed eccoci qua, si parte malissimo a quanto pare, perché hai già mancato il primo appiglio, Stefano. Com'è possibile? What? Che cosa stai facendo? Cosa stai facendo, Stefano? Allora, là ho già visto un jump, raga. Ho già visto un jump, dobbiamo andare lì? Dobbiamo andarci, eh? Non so come, l'ho visto, lo prendo, per forza. Vai così, molto bene. Però ci devi arrivare. Quindi il record a quanto pare è 14 minuti e 49 secondi. Beh, non ci metteremo così poco, ovviamente. Ma spero di non metterci neanche 20 anni. Vorrei avere dei figli un giorno e finirlo prima che loro siano maggiorenni. Dai, dai, ci siamo. No, impossibile. Facciamo la strada convenzionale. Promesso, promesso. Strada normale. Si parte, se no continuiamo lì a fare su e giù e su e giù e su. Vietato nuotare, tranquillo. Salto sulle barche. Facciamo la strada convenzionale, ve lo dico. Tra un secondo. Me so belle stufato. Dai, per forza ora, per forza. Ok. Bello. No. Noi iniziamo proprio nel migliore dei modi questo Only Up Chapter 2. Posso andare direttamente là? Posso andarci. Molto bene. Vietato nuotare. Non devo nuotare, vado sulla barca. Dalla barca vado di qua. Molto bene. Da qua ci possiamo appigliare sopra. La gente però che mi gironzola intorno mi distrae, Mi distraggono un botto. Perché tra l'altro possono usare il deltaplano? Questa cosa è da scoprire. E anche questo è superato. Cioè anche questo, solo questo in realtà. Solo questo. Sinistra o destra? Andiamo a sinistra. No, non mi fare questo però, Abbiamo appena iniziato, per favore. Andiamo piano, perché mi avete detto che ho sempre il pepe al culo quando gioco. Cerchiamo di non avere il pepe al culo. Mettiti sopra, per bene. Lo fai con calma, vai di là. Sali sulla balla di fieno. Vai di qui. Oh, piano, abbiamo detto, piano. C'è una gomma lì. Devo prenderla. No. Per favore. Sì. Non so come, ma in qualche modo è andata. E siamo arrivati a dei container, delle fattorie. Qui puoi aggrapparti sicuro. E va bene. Raga, siamo già a buon punto, secondo me, Guarda qua. C'è l'ingresso di una nuova zona. Una nuova zona. Qua non si può nuotare. Ombrelli. Ok, gli ombrelli sono un salterello piccolino. Se non si può nuotare vuol dire che il sotto sprofonda probabilmente. Quindi evitiamo quando, se, come possibile l'acqua. E va bene. E siamo arrivati al reattore nucleare. Che bella che era quella season, raga. Ci spinge su, spero. Non iniziamo per niente bene, Vai su. Questo lo puoi jumpare. No, dai. Vado io. Cos'è questo salto proprioso? Dai. No, non lo posso. Ma che cazzo? Oh, l'avrei fatto un pochino più complicato comunque il primo salto. Vi ricordo che su Only Up i letti sono piuttosto facili da recuperare, da raggiungere. Ce l'ha fatta Spider-Man. Ce l'ha fatta, vediamo dove va. No, Spider-Man, hai sbagliato tutto. Ma che cazzo? Tutto questo casino per arrivare lì, spero di no. Vado di qua. Ok, easy. No, bro! No, è scivolato sulla sabbia. Ora siamo ufficialmente arrivati a questo punto. Dov'è che devo andare per non cadere? Qua? Puoi lanciarmi una... Grazie. Ho paurissima. Rifacciamolo. Ok. Tony, calmi, piano. I reattori li conosciamo. Uno dopo l'altro. È il punto più lontano che abbiamo mai raggiunto fino ad ora, Il più lontano in assoluto. Faro. Quante volte sono atterrato al faro, ragazzi? Quante volte? Ok.
Faro così easy. Faro così easy. If you belanch, you can grab. Let's go. You belanch, you can grab. Esci da qua, per favore. Ok. Credo, eh. O sale ancora? No, non sale ancora. Va bene qui. Scale, scale, scale sopra. Scale, sale, 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 scale. Vado su pian piano, vado verso l'alto. Raga, lo finiamo oggi. C'è un rift. Devo prenderlo, suppongo. Ok. Non farò domande, va bene lo stesso. Va bene così. I tubi. Cosa più odiosa non esiste. Ok. Lui saprà la strada se sta andando là, vi torna? Lo seguiamo. Seguiamo lui. Vai, bro. Bro, vai. Ah, il karma. Il karma. Siamo già tornati qui. Senza neanche aver sudato troppo, perché ormai è masterato il tutto. Masterato. Molto bene. Molto più in alto di prima. Molto più in alto di prima. Ah. Non è vero, non è vero, siamo nell'esatto punto di prima, raga. Ok. Se guardi la direzione del tubo non puoi cadere. Ok. Ok, ok, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Molto bene, 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 i tubi, i tubi, i tubi. I tubi li stiamo superando i tubi, è la parte più complicata nella tua testa, te lo sai. Il blocco più grosso. E perché non vado? No, perché? No, dai, no, no, no. Dai, no, dai, che cazzo. Dai, è molto più complicato però, è molto più complicato di Only Up questa roba. No, però ti devi levare dei coglioni. Ah, insomma, famiglia, tutto a posto. Ora, per favore, però non trollarmi. Non trollarmi, perché prima mi hai trollato palesemente. Forse non so il percorso giusto. Vediamo, l'omino lì è allo stesso punto in cui ero io. Quello là. Ce l'ha fatta invece. Oh mio Dio, ce l'ha fatta. No, bro, bro, no, dai. Io ho un controbilancio, ma cade lo stesso. Non credo di sentirmi più tanto bene. 42 minuti e siamo arrivati solo a quei stupidissimi tubi. Preferivo il capitolo 1, eh. Cioè, almeno era fattibile, raga, in un certo momento. Fattibile, non facile, fattibile. Quei tubi, capite che c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va nei tubi. Vi torna? Cioè, se no non è possibile sta cosa. No, l'ho bilanciato! L'ho bilanciato! No, no! Ragazzi, ho bilanciato ovviamente il peso per non cadere. Non sono stupido, però non funziona! Ma sbaglio, siamo tipo 40 secondi in anticipo rispetto a prima. Non so cosa mi sia preso. Non so cosa mi sia preso. Non voglio più fare questa cosa. Non voglio più fare. Non la voglio. Vai, vai, per favore, vai. Almeno vediamo da lui dove dobbiamo andare. Guardalo. La strada è giusta, quindi. È questa. È questa, raga. Non c'è niente da fare. È questa. È questa la strada. La strada è questa. Qua perché non va? Guarda. Guarda, non va. Non va, raga. Non va. Oddio. Sì. Sì, sì, sì. Mai stato così in alto. Oh mio Dio. Oh mio Dio, abbiamo finito i tubi. Non ci posso credere. Abbiamo finito i tubi. Oh! Oh mio Dio. Ora questo uno per volta. Uno per volta, cascasse il mondo. Non è che ci sia un altro modo per farli. Ma abbiamo superato i tubi, l'avevo detto. Che avremmo superato i tubi, ce l'abbiamo fatta. Season 2. Tutto questo solo per la season 1. No, è la madness. È la madness. Cosa fa? Cosa fa? Dove va? Dove va? Ci fidiamo? Avete visto che ha preso l'acqua davanti ai miei occhi e io invece sono caduto nel vuoto? Fottetevi, fottetevi. E vi dirò di più, questo Only Up capitolo 2 non si merita neanche un video da solo per la reaction. Adesso faccio una reaction per vedere come cazzo si fa la strada. Ma non lo giocherò mai più, non lo giocherò mai più. Arrivi planando da dove? Da dove? Vabbè, facciamo finta che sia tutto normale. Ok. Tac. E bello, è arrivato qui. Ok. E intanto arriva più avanti del Craggy Cliff. Ma va bene, va bene. Tanto verrà super tagliuzzato, perché a questo punto, a quanto pare, lo conosciamo. Prende gli ombrelli. Gli piacciono i tubi se fa questo, per forza, se no c'è verso.
Quindi sale da qua, non fa la zona dell'aeroplano. Sinceramente, credo che non, vabbè, magari mi sbaglio. Facciamo finta di nulla. Ok, un mostro del male. Un mostro del male. Non gli faila neanche un grab. Mai nella vita gli faila un grab. Giustamente, è il suo record. O è il record del mondo, non lo so. Non lo so. World record. Incredibile, eh? Ok. 2 minuti e lui è già qua. Chiaro. Ovviamente questa capra adesso prenderà la scorciatoia dell'acqua per la colpa della quale siamo morti, vero? Ci scommetto quello che vuoi. E perché io sono caduto? Va bene, guarda, non va bene. Ah, tritti sulla faccia di Midas. E siamo all'agenzia d'agenzia. Sull'albero, non sembra una strada convenzionale, eh? Se questa non è una strada convenzionale, a mio parere. Va bene, ha già superato tutta quanta l'agenzia. Cioè, qui era facile con le barche. Mio cervello è andato. Ma che mosse sono? Senza paura. Addirittura, ok. C'è un enorme taglio a quanto pare. Non vedremo un pezzo di mappa. Rimbalzone. Chiaro. Sfiora con le corna un gonfiabile che se lo prende sgonfia tutto. Si aggancia dell'acqua invisibile, di nuovo. Va bene, vai, al volo. Season 3, tutto chiaro. Addirittura si permette di fare una scivolata in discesa su una paleolica che ci avrà un hitbox che è così, ok. Acqua di nuovo? No, nell'oceano. È acqua, ok. Quindi questo pezzo a quanto pare apparentemente si può tagliare. C'è il monumento oceanico, tra poco vediamo anche i Guardian. Ah! Deployiamo? Deployata totale. Quella cos'è? Stark Industries? No, non credo, il capitolo 2. Giamperino! E siamo arrivati in cima. Ah, è Stark Industries! Avevo ragione, ragazzi, non l'ho detto uno strafalcione. Con la macchina andiamo fuori strada, perché per l'appunto è una macchina adatta a farlo. Stava costruendo. Cosa gli è entrato nel cervello? Ok, c'è un jump che ti porta a un rift. E non si sa come lui è già ai gladiatori. Cioè qui sbagli un controbilanciamento. Ciaone. E ti ritrovi di sotto. Non mi dire che salta sul lama, perché impazzisco. Ok. Questo era il The Spire. Vi ricordate al centro c'è il The Spire? Eccolo là, quello sulla sinistra. Va bene. Questi gazebi che ti fanno rimbalzare. Lui sta sui bordi perché è gustoso. Gli piace probabilmente. Ah, qui ci hai dovuto saltare 2 volte perché avevi paura a fare il salto unico. Cadevi sotto e perdevi tutto, eh? Va bene. Believer Beach. Stagione 7. Fai un pit stop e prendi un gelatino, no? Fa caldo. No. Ah, qua si sale completamente a caso su oggetti completamente random. Alieni. Topperino. Filo intendertale praticamente. Ah, belli questi jump, li ricordo. Ah, c'è anche il deltaplano qua, figo. Rimbalziamo ancora. E olè. C'è l'alieno lì che aspetta e dice: prendimi tutto. Ah, c'è l'astronave gigantesca sopra. Cube Town. Bellissimo qua. Bellissimo, mi ricordo è tipo, come si chiamava la zona quella lì? Loot Lake. Piccone al cubo come nell'altro per andare più in alto, sì. Il Loot Lake, ragazzi, era fighissimo perché se prendevi un'arma da lontano facevi subito 4-5 kill e in arena raccoglievi il loot di tutti, eri full scudo, un botto di materiali, era bellissimo. Cos'è questo, Blevin? Dritti nel rift. Olè! You reached the end. Ok, e anche qua saltiamo tutto a piè pari. Si mette a piccolare il cubo? No, non ci arriva. Oh mio Dio, raga, ci è arrivato per sbaglio. Cioè, sembra che non ci arrivi in realtà per via della gravità. E invece poi ci arriva. Vedo già il congratulation laggiù in fondo. 5.000 metri. 5.000 metri. 14.49. Ladies and gentlemen, questo appuntamento di oggi con tentativo del capitolo 2 finito male e reaction a come fare termina qua. Spero vi siate divertiti, lasciate un bel mi piace a questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, ci vediamo nei prossimi giorni, nei prossimi appuntamenti. Qua sempre tutto. Buoni!
Guardami, c'ho un caldo in questo momento che neanche un cochino zero può sistemare la situazione. Io sono stremato. Hmm.